Ultima edizione di Stadio Mese Studio, Marco Gullà. Rino Gattuso è sempre più vicino alla panchina del Palermo, nonostante le smentite di Zamparini e del procuratore D'Amico. L'ex centrocampista del Milan e attuale allenatore del Sion sarebbe ormai ad un passo dalla panca rosanero. L'accordo non sarà ufficializzato a breve, anche perché Gattuso ha ancora un anno di contratto con il club svizzero e allora deve prima risolverlo. Così vale anche per Sannino, che attende l'incontro tra il Verona e Mandorlini. Pian piano però vanno ad incastrarsi le varie tessere di questo puzzle di allenatori italiani. Maurizio Zamparini esce allo scoperto. Dopo varie smentite ha praticamente confermato che Sannino andrà via. Il patrono rosanero ha parlato così: Sannino mi ha espresso il desiderio di andare via, ha detto sono arrabbiato con lui, lo scorso anno ho dovuto inchinarmi per prenderlo e naturalmente sono andato alla cassa del Siena per portarlo via, ho avuto determinati costi e in questo momento sicuramente mi fa male, non capisco perché una società quando esonera un allenatore debba pagarlo lo stesso, mentre se l'allenatore ad andare via lo fa impunemente. In questo frangente è logico che il mio staff stia guardando in giro le varie opzioni qualora non trovassimo un accordo con Sannino. Nonostante le smentite di Zamparini, è un'idea concreta per la porta della Roma il nome di Stefano Sorrentino. E questo quanto spiegato dalla redazione di Sky Sport, che spiega come la dirigenza giallorossa ha chiesto informazioni alla società rosanero su Sorrentino. Ci sarebbero anche Sampdoria e Torino. Tornare in Serie A, e questo è l'obiettivo dichiarato del Palermo per la prossima stagione. Il nuovo DS Nicola Moruso fa eco a quanto detto dall'intera dirigenza rosanero nelle ultime settimane. L'obiettivo sarà quello di fare bene da subito e riportare Palermo e i suoi tifosi nella categoria che gli compete, ovvero la Serie A. È un'opportunità molto stimolante. Mi occuperò di tutto ciò che riguarda l'area tecnica. Lavorerò in piena sinergia con Perinetti e stiamo già programmando la prossima stagione. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.